Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parleremo di alcuni accessori davvero molto molto piccoli, ma con una luce enorme e che possono davvero fare la differenza ai vostri outfit. Non ci credete? Provare per credere, anzi, analizziamoli nel dettaglio, i nuovi ciondoli e pendenti appena arrivati in casa Tessiland. Partiamo dai primi, il ciondolo stella, che è disponibile nelle varianti oro, rodio e rutenio. Per rodio intendiamo l'argento e per il rutenio invece intendiamo la canna di fucile. Allora, questi sono ciondoli a forma di stella, davvero molto eleganti, delicati, realizzati in metallo nickel free, impreziositi all'interno da questo cristallo di vetro austriaco, con questa variante di colore che viene denominata color aurora boreale, presente proprio all'interno di questo cristallo, dall'effetto davvero cangiante. La larghezza è di 7 mm, lo spessore di 3,5 mm, la lunghezza di 9 mm, compreso l'anellino che vedete nella parte superiore, questo anellino appunto incluso, che ha un diametro di circa 1,5 mm. Adesso invece vediamo i ciondoli a forma di cuore, anche questi disponibili nella variante rutenio, oro e rodio. La forma, come vedete, è quella di un cuore con all'interno questo cristallo, anche qui color aurora boreale dall'effetto cangiante. Le misure in questo caso sono di larghezza 5 mm, lunghezza 7 mm, sempre anellino compreso, questa volta con un diametro interno di 1 mm e lo spessore invece di 2,5 mm. Analizziamo infine quest'ultimo ciondolo che, come vedete, è a forma di fiore, anche questo disponibile nelle tre varianti rutenio, oro e rodio, e in questo caso vediamo anche il cristallo sempre di vetro austriaco color aurora boreale e le misure invece sono di larghezza 6 mm, lo spessore di 3 mm, la lunghezza di 9 mm compreso l'anellino, con un diametro interno di 1,5 mm. Davvero aggiungono tutti e tre un tocco di raffinatezza e magia a qualsiasi tipo di bijou. Vediamo invece adesso i pendenti. Questo è il pendente Big Eye, disponibile sempre nelle tre varianti rutenio, oro e rodio. Parliamo in questo caso di un pendente a forma, in un certo senso, di occhio, davvero raffinato, realizzato sempre in metallo, anch'esso nickel free, per garantire quindi un'esperienza confortevole e senza allergie. Questa piccolissima opera d'arte è impreziosita da un cristallo di vetro austriaco all'interno, che è color aurora boreale nella variante rodio e rutenio, nella variante oro invece è color cristallo, quindi non ha questo effetto cangiante. E misura 11 mm di larghezza, lo spessore invece di ben 5 mm ed è ovviamente progettato proprio per essere un pendente, ha quindi questi due fori, uno da un lato e uno dall'altro, di circa 2 mm per permettere quindi di facilitare, permettendo quindi di essere facilmente inserito su catenine, bracciali o altri tipi di bijou. Vediamo invece adesso il pendente Circle, disponibile sempre nelle tre varianti. Come vedete, molto più piccolino. Questo infatti ha un diametro di circa 6 mm, uno spessore di 3 e ha anch'esso i due fori del diametro di 1 mm molto vicini l'uno all'altro, proprio per permettere che possano essere facilmente inseriti sui vostri bijou handmade. In questo caso il cristallo presente all'interno invece è sempre color aurora boreale, dando quindi questo effetto cangiante davvero unico. E parliamo invece adesso dell'ultimo pendente, vale a dire quello a forma di cuore. Questo, come potete vedere, ha un effetto buccerellato e ha poi incastonati questi sei cristalli sempre di vetro austriaco color aurora boreale, quindi anche questi hanno l'effetto cangiante. In questo caso il foro invece è presente nella parte superiore e nella parte inferiore, ecco qui, in modo tale che possa essere inserito il filo attraverso questo foro, quindi che percorre il cuore, fori che hanno un diametro di circa 2 mm. Per quanto riguarda invece le misure del cuore, questo ha una larghezza di circa 1 cm e lo spessore di circa 5 mm.
piccolissimi ma davvero con una luce molto particolare. Parliamo ovviamente anche di prodotti made in Italy e quindi sicuramente garanzia di qualità, oltre che nickel free, che potreste mixare con altri ciondoli, altri pendenti, con altre perline, altri cristalli. Come sapete, la sezione dedicata ai bijou presenti sul catalogo Tessiland è davvero molto vasta. Ci sono centinaia e centinaia di perline con le quali potrete realizzare dei bijou, delle creazioni handmade davvero uniche. Il tutto poi legate ovviamente da un filo conduttore, che può essere il classico nylon, o meglio ancora, se volete rendere la vostra creazione davvero unica e preziosa, sicuramente il Lumina, che sia il 6, il 9 o il 12, sono il filato adatto. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre rubriche, le nostre dirette, di leggere ogni articolo settimanale del blog presente sul nostro sito, in modo tale che possiate avere tantissimi spunti interessanti, di seguirci anche ovviamente su tutti gli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest, TikTok e Facebook, e di iscrivervi al nostro gruppo Tessiland. Noi ci vediamo ovviamente al prossimo Tessiland News. Ciao!